Reati, minacce e violenze contro le donne sono in aumento anche a Partinico. Lo ha detto il sindaco Pietro Rao ieri sera nel corso della manifestazione cittadina organizzata in occasione del 25 dicembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Hanno marcato a tutte le violenze, soprattutto quelle fatte alle donne. Purtroppo anche a Partinico nel recente passato abbiamo assistito violenze sulle donne e delitti efferati. Non dimentichiamo l'ultimo, quello di Ana di qualche anno fa, non ce ne dimentichiamo, sono stati delitti veramente pesanti che hanno sconvolto la comunità locale. Purtroppo questa è un'area, ci dicono le forze dell'ordine, dove la percentuale delle violenze si è innalzata rispetto a una media nazionale. Abbiamo l'obbligo di capire le ragioni, di fare tutto ciò che è prevenzione. Se ci sono strumenti dobbiamo avvalerci di tutto. Molto spesso queste violenze vengono fatte all'interno delle famiglie, molto spesso a fare queste violenze sono mariti, amanti, ex, comunque familiari, per cui bisogna stare molto attenti. Speriamo che cambi questo, si inverta questa tendenza. Per questo noi abbiamo deciso anche di affidarci molto e di investire molto nei servizi sociali, perché anche la prevenzione può dare un aiuto. L'ultima iniziativa fatta dalla questura locale con la stanza di ascolto può essere di grande aiuto. Tutti i professionisti ci possono aiutare, perché a volte ci sono dei segnali che magari noi non riusciamo a cogliere e che i professionisti riescono ad acchiappare. Il fenomeno appunto relativo alla violenza sulle donne, la violenza di genere, la violenza sui minori che assistono a questi maltrattamenti all'interno del loro nucleo familiare è un fenomeno molto diffuso e abbastanza con un tasso notevole. Noi come amministrazione comunale cercheremo di essere molto attenti a questa tematica e cercheremo di attuare degli interventi per sensibilizzare l'intera comunità, partendo soprattutto dalle istituzioni scolastiche, che sono un'agenzia educativa che può supportarci notevolmente in questo nostro progetto.